Azienda agrituristica L'Antico Casale. Solo piatti preparati con prodotti tipici fatti in casa, arrosticini e musica live. In via Fonte Casale, Pesco Sansonesco. Cartolibreria Besso, libri di testo, articoli da regalo, gadget, borsetteria, carta per dolci e per la casa, libri scolastici nuovi ed usati. Pasticceria, gelateria, caffè Luwak, torte per eventi, servizio buffet, sala per feste, cocktail bar, presso il centro commerciale L'Arca a Spoltore. Hotel Maria, camere confortevoli, ristoranti alla carte e per cerimonie, serate a bordo piscina con buffet e bagno mezzanotte. In via Morandi 2, Borgo Santa Maria, Pineto. Telefono 085 94 92 676. Nel cuore dell'area marina protetta del Cerrano, fatta di spiagge incontaminate con granelli di sabbia finissima ed una tranquillità unica, troviamo il Giardino del Cerrano. Bar, stabilimento balneare, noleggio ombrelloni, parco giochi bimbi anche per feste di compleanno, area picnic e ristoro con prodotti chilometro zero. Il Giardino del Cerrano, in località Santa Maria Valle, Pineto. Telefono 339 23 47 069. www.ilgiardinodelcerrano.com. Benvenuti a una nuova puntata del viaggio. Siamo a Palinuro, in provincia di Salerno. Andiamo insieme a scoprire le bellezze di questo posto. Centola è un comune di circa 5.000 abitanti della provincia di Salerno, in Campania. Fa parte del Parco del Cilento e Vallo di Diano. Sorge su di un contrafforte fra i fiumi Mingardo e Lambro, alle propaggini del Monte Rondinella, nel Cilento. Il territorio si estende fino a Capo Palinuro, una delle principali località turistiche della Campania, conosciuta per le sue bellezze naturalistiche. La sua costa incontaminata regala al visitatore distese incantevoli di spiaggia e tantissime piccole insenature, baie nascoste e grotte marine. Le bellissime grotte marine rappresentano una grande attrazione per i tanti turisti che ogni estate vengono a visitarla, soprattutto per gli appassionati di sub.
Le principali grotte da visitare sono la Grotta Azzurra d'Argento del Sangue, che deve il suo nome a piccole alghe rosse, e la Grotta dei Monaci. Di grande effetto visivo è l'Arco Naturale, un enorme arco di roccia che si protende verso il mare e ha la piccola baia alle sue spalle. Capo Palinuro può vantare antichi insediamenti umani, le cui tombe sono databili intorno al VI secolo a.C. e i reperti trovati indicano la presenza di una colonia greca. La sua storia è legata alla storia della città della Molpa, di cui restano due ruderi, il castello e la chiesa parrocchiale di San Giuliano. Anche dal punto di vista naturalistico, Palinuro presenta delle sorprese. Tra la macchia mediterranea, cespugli di mirto, ginestre ed erica, è possibile trovare la famosa Primula Palinuri, un originale fiore che cresce solo in questa zona. Da visitare il Palazzo Baronale Rinaldi e il borgo medievale di San Severino di Centola, abbandonato da quasi mezzo secolo, che riprende vita nel periodo natalizio con la rappresentazione del presepe vivente ogni anno il 28 dicembre. È un comune di 6.800 abitanti circa della provincia di Cosenza, in Calabria. Sorto sulle spiagge strette tra il corso del fiume Noce, che a nord segna il confine con la Basilicata, e il contrafforte roccioso oltre la pianura alluvionale del fiume Lao. Per secoli Praia ha mantenuto integri e vivi usi, costumi e tradizioni della vicina Rocca Natia. Oggi Praia Mare, che ingloba anche l'isola di Dino, vive principalmente di turismo. L'isola di Dino è una piccola isola che si innalza di fronte alla località Fiuzzi. Sentir o calor que se entranha em mim, alma nua. Se eu disser. Sono presenti delle grotte marine, tra queste le più famose sono la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone. A Praia Mare meritano una visita la Grotta delle Sardine, la Rocca di Praia, complesso fortificato risalente al secolo XIV di costruzione normanna, il Museo Comunale, il Fortino, Palazzo Torre di Fiuzzi, la Chiesa del Sacro Cuore, quella di San Paolo Apostolo e di Gesù Cristo Salvatore. Cari telespettatori, oggi il viaggio si porta a Pretoro, questo paesino di 1000 abitanti che si trova in provincia di Chieti, è un paesino che nasce a 600 metri sul livello del mare ed è costeggiato dalla Maiella, quindi abbiamo gli impianti sciistici molto molto vicini. Un paesino famoso per il suo centro storico, molto molto carino, circondato da chiesette e bei posti. Adesso vi porteremo alla scoperta di questo paesino, restate con noi, grazie. Pretoro è una graziosa località della provincia di Chieti che fa parte della comunità montana della Maielletta, le cui origini sembrano risalire al periodo italico. L'attuale vecchio borgo medievale è sorto intorno al 1600, dopo la costruzione del castello di Pretoro, arroccato sull'estremità della roccia e denominato Castrum Pretori de Teti, allora presidiato costantemente da uno scudiero e 12 servitori.
Nel secondo Medioevo si hanno tracce del passaggio dei francesi che fecero costruire il santuario della Mazza adornato da un portale del XIII secolo. Pretoro è un centro molto apprezzato anche come località sciistica. Vi troviamo infatti gli impianti di Passo Lanciano, che partono dai 1305 ed arrivano fino a 1620 metri sul livello del mare, e della Maielletta, che dai 1600 metri della base delle Sciovie arriva fino a quota 2100. Ma il comprensorio Passo Lanciano-Maielletta è attrezzato per ospitare un consistente numero di visitatori in tutti i periodi dell'anno. Allora signora, parliamo di Pretoro, cosa ci dice di questo bel paesino? C'è di tutto di dire del paese di Pretoro. Prima di tutto è sopra una roccia, sembra un presepe, dove c'è una montagna stupenda che d'inverno puoi sciare, e c'è il mare vicino, non c'è niente da dire di Pretoro, è tutto Pretoro. E da un punto di vista gastronomico, signora, qual è il piatto che rappresenta Pretoro secondo lei? Ma come i piatti abruzzesi, pasta alla chitarra, l'agnello, formaggio, polpette cacio e uova, foglie pezze, insomma tutte queste cose. Da un punto di vista economico, quali sono le attività svolte principalmente qui a Pretoro? Le attività svolte qui a Pretoro sono preminente quella turistica e l'artigianato del legno. Allora, la signora è qui a Pretoro per fare una passeggiata, non è del posto. Signora, un commento su Pretoro, la prima cosa che le viene in mente. Un paese bellissimo, in cui torniamo spesso anche solo per una passeggiata, diretta a Passo Lanciano. Cosa la attira in particolare di Pretoro? Proprio come è fatto il paese, attaccato alla montagna, proprio da lontano già attira molto. Eurosald, saldature di metalli vari come ferro, acciaio, alluminio, ghisa. Eurosald, realizzazione di ringhiere in ferro e materiali vari. Eurosald, saldature industriali, via Cerrani 1, Pretoro. Edil Pellegrini, progettazione e realizzazione di case in legno, strutture e tetti in legno. Edil Pellegrini, azienda certificata Casa Clima. Edil Pellegrini, via del Mezzo 24, Pretoro. Ristorante La Torre, cucina ricercata di stagione dal 1998. Ristorante La Torre, nel centro storico di Pretoro, in via Rua di Livio numero 1. www.torredipretoro.com. Sul lungomare di Montesilvano, stabilimento Bagni Luca. Cordialità e professionalità. Area bar, ristorazione, giochi bimbi. E alla sera, karaoke e serate danzanti. Telefono 085 83 56 57. Albergo, ristorante, Parco della Maiella. In via Roma 2, Santa Eufemia Maiella. Telefono 085 92 03 98. Albergo ristorante Insula, da due generazioni, solo il meglio della cucina teramana. Due sale per un totale di 150 posti per ricevimenti e gruppi di pellegrinaggi. Valentini Calzature, da oltre 60 anni scarpe uomo-donna delle migliori marche, borse, cinte, accessori. Via del Circuito 41, Pescara.